Ben ritrovati amici modellisti anonimi, uscita numero 30 della Ferrari Formula 1 Collection edizione 2022. L'uscita riguarda la Ferrari 312 B2 del 1972, pilotata da Jake Hicks in una particolare veste aerodinamica, una configurazione utilizzata nel Gran Premio del Sudafrica, una configurazione che non diede poi i frutti sperati. Iniziamo come sempre però da uno sguardo al fascicolo. In seconda di copertina cosa troviamo? Troviamo l'uscita, l'anticipazione dell'uscita successiva, sarà la Ferrari F310 del 1996 con qualche aggiornamento rispetto alle precedenti uscite o quantomeno rispetto alla primissima Ferrari Formula 1 Collection. Il modellino della prima Ferrari Formula 1 Collection è questo. Qui troviamo già dall'anteprima, vediamo qualche miglioria, un po' di l'antenna sulla fiancata destra, la telecamera fatta un pochino meglio, qualche differenza di sponsor sull'alettone posteriore, ma soprattutto troviamo anche delle ruote scolpite, ruote da bagnato assenti invece su questo modellino. Quindi in qualche altro dettaglio, ma poi lo vedremo al momento opportuno. Quindi, prima parte dedicata alla vettura, alla stagione, anzi all'andamento della stagione. Vi dicevo, questo tipo di configurazione aerodinamica è stato utilizzato nel Gran Premio del Sudafrica e non lo so se anche in altre occasioni, ma comunque la macchina così, con questa veste aerodinamica, non diede nessun buon risultato. La macchina nasce di questo tipo, con il frontale un po' più sottile e due piccole alettoni. In questo caso si utilizzò una carenatura a tutta larghezza, ma andò abbastanza male. In ogni caso, l'articolo è carino, è da leggere, altre fotografie della vettura. È carino da leggere, tante curiosità e tante informazioni. La seconda parte è dedicata specificamente al modellino, anche se non proprio riferito a questo, poiché, come vedete, la configurazione dinamica è un po' diversa. Avrebbero potuto calcare un po' più la mano su questo tipo di configurazione. Questa recensione arriva in ritardo perché pensavo di non prendere il modellino, ma perché pensavo di averlo, sinceramente. Poi mi sono reso conto che proprio questa configurazione mancava, o questo tipo qui che vedete rappresentato sul fascicolo, ma non avevo stranamente questa versione del Gran Premio del Sudafrica. Probabilmente nella seconda Ferrari Formula 1 Collection è uscita anche questa, ma io in quell'occasione decisi di lasciar perdere. In ultima pagina poi ancora qualche foto della vettura, due fotografie e una bellissima scheda tecnica. Ma adesso è venuto il momento di osservare il nostro modellino. Ed eccolo qui nella teca relativa a questa collection, a questa edizione. Lo vediamo in panoramica dalla teca stessa, ma poi andremo a vedere il modellino nello specifico al di fuori della teca. E così faremo. Eccolo qui, modellino che non mi entusiasma, non mi appartiene come orizzonte temporale, però vi ho già spiegato il perché poi l'ho comprato. Vediamolo di nuovo brevemente in panoramica e poi cominciamo subito con la nostra analisi. L'anteriore, come detto, è quello del Gran Premio Sudafrica 72, configurazione particolare che vede questa carenatura a tutta larghezza, ma c'è poco da dire sull'anteriore. Comunque ben fatto, le linee mi sembrano sufficientemente ben catturate. Abbiamo una bocca larga anteriore e più due piccole ai lati. Le superfici sono comunque molto molto lisce, molto levigate e la sezione dell'ala è quella che vedete. Andando verso la sale anteriore ritroviamo uno sfogo d'aria, probabilmente
per poter far fuoriuscire l'aria calda che entrava nella bocca anteriore, andava a raffreddare dei radiatori e fuoriusciva da qui. Quindi questa feritoia a bocca da questa forma particolare. Poi nelle vicinanze abbiamo le sospensioni molto molto semplici, poco dettagliate, ma sono piccole e si vedono poco. Si prosegue poi verso l'abitacolo protetto da un cupolino in plastica trasparente azzurrata. L'interno vede il sedile tutto completamente nero, però impreziosito da decal riportanti le cinture di sicurezza. Il volante è sufficientemente ben fatto, con il logo del cavallino al centro. Alle spalle del volante poi la strumentazione, che però non mi sembra sia impreziosita da nessuna decalcomania. Maluccio gli specchietti, forma strana, sarebbero dovuti essere a tre, con tre sostegni, in realtà qui ne abbiamo solo due, e di dimensioni davvero davvero notevoli rapportate alla scala, sarebbero dei bastoni di una scopa, qualcosa del genere, forse anche di più, però sono in plastica cromata, quindi da questo punto di vista va bene, poiché la cromatura è quella che c'era e risolve anche il problema superficie riflettente. Le tampografie come sempre sono ben fatte, non manca nulla, sono precise, ben posizionate e molto molto ben definite. Il pilota era Jackie X, lo vediamo qui a fianco dell'abitacolo. Alle spalle del pilota poi ritroviamo questa grossa carenatura bianca che si andava a collegare all'alettone posteriore. Altri elementi meccanici, elementi del motore, nulla di eccessivamente dettagliato, un modellino con un po' così e per certi versi un po' tirato via, anche se in mezzo ai braccetti delle sospensioni si vedono anche gli ammortizzatori in nero. Non so se riesco a farvi vedere, vedete quel pezzo di plastica col profilo così seghettato, va ad essere l'ammortizzatore all'interno delle sospensioni, quindi le sospensioni posteriori sicuramente sono fatte meglio delle anteriori. In coda questo grosso alettone bianco che, come detto, si collega all'airscope, al cupolino, come lo vogliamo chiamare, che sovrasta poi quest'altro elemento bianco che andava a convogliare l'aria che poi usciva dai due radiatori posti nella parte posteriore della vettura. Per quanto riguarda le ruote, vanno bene i cerchi, correttamente dorati, con l'inserimento al centro di un tocco di colore argento per il dado di fissaggio. Peccato però che sulla spalla dei pneumatici non abbiano messo nessuna indicazione per quanto riguarda gli pneumatici, almeno il marchio Firestone, visto che questa nuova edizione comunque ha puntato molto sull'impreziosire i modellini di questi dettagli, soprattutto per quanto riguarda il gruppo ruota. Peccato, avrebbero potuto completare meglio il mezzo. Nella parte posteriore cosa ritroviamo? Troviamo i tubi di scappamento, elementi che si collegano e vanno a sostenere meglio l'alettone posteriore, due radiatori e quest'altro elemento, quadrato grigio, non so cosa potesse essere. Al di sotto dell'alettone, appeso sotto l'alettone, il faro posteriore, probabilmente verniciato in rosso. Lato destro uguale a sinistro, non cambia nulla. La vista superiore ci consente di vedere le forme di questa vettura, ma in particolare mette in risalto la particolare configurazione del muso. Per il resto la vettura era abbastanza simile alla vettura canonica. Inferiormente ritroviamo davvero davvero poco. Troviamo questi elementi bianchi che sono i tubi di scarico, anche in questo caso il dettaglio è davvero scarso. In più questi altri non vanno a finire da nessuna parte, sono tagliati, si vedono i quattro terminali posteriori, ma questi due più interni poi sono completamente tagliati, non si collegano a nulla. Il fondo della vettura è perfettamente piatto.
Quindi che dire, una vettura, non lo so, non lo so, non sono nemmeno io convinto dell'acquisto fatto. L'ho comprata solo per questa particolarissima configurazione del muso, che è riferibile a un gran premio, probabilmente a un gran premio soltanto, o a pochissimi gran premi, e perché mi mancava in collezione fondamentalmente. Però nulla di imperdibile. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima recensione.